colore è lo strumento più importante per esprimere una forte emozione, quella più istintiva, un pensiero in fondo da comunicare a tutto il mondo. È per soddisfare voi artisti che noi alla Maimeri produciamo colori ricercando il massimo della qualità. Tu sai che la prima esigenza di mio nonno era quella di avere dei colori sopraffini per le sue opere. Tuo nonno era un grande pittore, era molto esigente e così ha deciso di farsi colori da solo. Nel 1923 mio nonno Gianni Maimeri fondò questa azienda con suo fratello Carlo, che era un chimico. Nella nostra azienda ancora oggi si respira il fascino di quegli anni. Ovunque ci sono le sue opere che ci ricordano sempre come siamo nati. Mio padre Leone ricorda ancora quei primi anni. Quando nacqui io, la Maimeri aveva 3 anni soltanto. Ho i miei primi ricordi di quando avevo 2 anni. Mio padre passava tanto tempo a dipingere. Se non era nel suo studio, era nello stabilimento a controllare i suoi colori. Che purezza questo colore! Come fate ad avere questi risultati? Manteniamo la formula genuina di mio nonno. Olio più pigmento e basta. Nessun additivo, nessuna cera. E cerchiamo in tutto il mondo i pigmenti più pregiati. Un tempo partiva da Livorno una nave diretta in America piena di vera terra di siena naturale proveniente dal Monte Amiata. Quando la cava venne chiusa, noi decidemmo di comprare tutta la terra disponibile per non perdere questo immenso tesoro. Incredibile il loro potere. Come fanno a colorare così tanto? Il segreto è tutto nella concentrazione dei pigmenti e nella macinazione. Il pigmento deve disperdersi nell'olio. Il colore passa nei rulli numerose volte fino a ottenere la finezza ottimale. Mio padre era amante della botanica fin da quando era piccolo. Conservo questo piccolo quadro di fiori, sul gretolo del quale c'è scritto a matita prima prova con colori Maimeri. Contiene infatti tutti i colori che possono essere usati dalla tavolozza di un pittore. Questa era la serie A, ora si chiama serie artisti. Ha ripreso questa etichetta che è stata disegnata più di 80 anni fa da mio padre. Questo è il passato, ora il futuro è vostro.